Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Negli anni 80 una serie di brutali omicidi di bambini sconvolge la Svizzera. Gli omicidi avvengono a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro e i bambini continuano a sparire. La particolarità di questi omicidi è che per 10 anni si è cercato il colpevole, quando poteva essere fermato subito, evitando tanto dolore e strazio a decine di famiglie. Un uomo pericoloso, perverso, imprevedibile, che è diventato il detenuto più famigerato della Svizzera, soprannominato Der Kindermörder. Oggi vi racconto la storia dell'assassino dei bambini. L'ultima vittima è stata Fabienne Imhoff, una bambina di 9 anni scomparsa da Angenfort, nel canton Soletta. Era un sabato, il 26 agosto 1989. Fabienne era appena tornata a casa dopo 14 giorni di vacanza dal suo padrino, nel canton Vallese, e quel weekend in paese c'era una fiera. Fabienne era impaziente, non riusciva ad attendere il giorno successivo e così i suoi genitori ce l'hanno portata, non sapendo che quello sarebbe stato l'ultimo giorno trascorso insieme. Alla fiera la famiglia si diverte, pranzano insieme e vanno sugli autoscontri. Poi Fabienne ha chiesto ai suoi genitori di poter trascorrere del tempo in compagnia di una sua amica. Le due amichette sono state avvicinate da un uomo che le ha convinte ad andare verso il paese. Poi l'uomo ha detto all'amichetta di Fabienne di aspettarli in un vicolo laterale. L'uomo ha portato Fabienne in un posto isolato, poco distante dalla casa della bambina. Il suo aggressore ha cominciato ad abusare di lei e la piccola, terrorizzata, ha cominciato ad urlare, scatenando il panico dell'uomo che l'ha strangolata. Nel frattempo l'amica di Fabienne ha cominciato a piangere ed è stata trovata in lacrime da due coppie che l'hanno riaccompagnata a casa. I genitori di Fabienne si sono allarmati e hanno cominciato a cercarla subito. Verrà ritrovata il giorno successivo, la domenica 27 agosto 1989, dalla polizia cantonale. Grazie all'amichetta di Fabienne, che aveva solo 8 anni, è stato fatto un identikit preciso dell'aggressore, che ha permesso finalmente di arrestare il mostro. Prima di Fabienne, sono molti i bambini che in quegli anni sono spariti misteriosamente. 12 maggio 1980, Ruth Steyman, 12 anni, scompare sulla via verso casa a Wurlos. Era partita in bicicletta e non è mai arrivata. Fu proprio suo padre a ritrovarla, morta, in un bosco. Ruth era semisvestita ed era stata abusata. Sul suo corpo è stato rinvenuto un pelo pubico, che non fu analizzato anche perché all'epoca non era possibile identificare il colpevole dal DNA. La piccola Ruth, inoltre, era stata morsa sul seno sinistro. L'impronta è stata fotografata e conservata. Il caso fu affidato al cantone Argovia. Dopo questo primo caso, nessuno poteva immaginare che si potesse trattare di un delitto seriale. 20 marzo 1982, Rebecca Bieri, di 8 anni, non arriva mai alla scuola di Chetnau. Il suo corpo viene ritrovato nel canton Berna. Il suo caso è a tutt'oggi irrisolto. 14 aprile 1983. Loredana Mancini, 6 anni, voleva acquistare una lettiera per il suo criceto a Sprengbach. L'ultima volta è stata vista la fermata del bus da una vicina e poi è scomparsa. Mesi dopo è stato trovato il suo scheletro nel bosco di Rumland. Loredana è stata rapita dunque nel cantone Argovia e ritrovata a Zurigo. È a questo punto che venne creata una commissione speciale, la commissione Rebecca, perché si era capito che si trattava dello stesso assassino che uccideva in cantoni diversi. Il personale della commissione si riuniva periodicamente per scambiarsi informazioni. Nel frattempo l'assassino viveva come un fantasma, continuava a cambiare lavoro e residenza perché
temeva di essere un sospettato. Tra il 1979 e il 1987 questo serial killer ha cambiato residenza 13 volte. 27 ottobre 1983, Benjamin Ely, 10 anni, viene rapito e ucciso da Clothen. I suoi genitori erano nomadi. Benjamin avrebbe dovuto andare a ritirare forbici e coltelli in una casa affinché il padre li affilasse, ma non è mai tornato. 12 maggio 1974, Peter Roth, di 7 anni, scompare da Mogensburg mentre si reca a scuola. Di lui a tutt'oggi non c'è più traccia. 7 settembre 1985, il piccolo Daniel Sutter, di 7 anni, è stato rapito da Rumling nel canton Zurigo mentre era la festa del paese con i suoi genitori. È stato ritrovato 3 giorni dopo, il 10 settembre 1985. Il corpo è stato trovato in un campo di mais nei pressi di Brugg, nel canton Argovia. Gli inquirenti a questo punto si sentivano impotenti. I bambini avevano tutti all'incirca la stessa età. Scomparivano molto spesso il sabato e molto spesso da fiere popolari o feste di paese. Inoltre venivano uccisi sempre nello stesso modo, o strangolati oppure soffocati da oggetti. I genitori svizzeri furono presi dal panico, non osavano più lasciare da soli i propri bambini. 28 settembre 1985, Sarah Oberson, 5 anni, era in bicicletta sul piazzale della scuola di Saxon, nel canton Vallese. Era a 2 passi da casa, eppure hanno trovato solo la sua bicicletta. Nonostante gli enormi sforzi per trovarla, sia in Svizzera che all'estero, a tutt'oggi Sara non è mai stata trovata, anche se del caso si è parlato in tutto il mondo. Nessuno poteva spiegarsi come una bambina potesse sparire così, in un paese come Saxon, di soli 2.000 abitanti nel canton Vallese. 3 maggio 1986, scompare Edith, 8 anni. La piccola scompare da Westing-on-Gas. Non è mai arrivata a scuola. Ad oggi ancora non si sa cosa le sia successo. Nel maggio del 1987 la polizia criminale del cantone Argovia chiede aiuto a 2 agenti speciali dell'FBI. L'FBI analizza le fotografie e le scene del crimine per arrivare a ricostruire il profilo di questo serial killer, giungendo però a delle conclusioni molto simili a quelle alle quali erano già giunti gli investigatori elvetici. 17 ottobre 1987, Christian Weidmer, di 10 anni, scompare durante una festa a Windisch. Di nuovo una festa e di nuovo un sabato. Nel comune di Windisch, un'organizzazione giovanile festeggia il suo 50° anniversario e Christian è uno dei 100 membri dell'organizzazione. Quel pomeriggio ha viaggiato da solo in treno fino a Windisch. Dalle 18 in poi le attività si spostano nella palestra. Qui alcuni membri dell'organizzazione, alcuni dei quali accompagnati dai familiari, cenano. Verso le 19 Christian lascia la palestra senza che nessuno se ne accorga. Mentre la festa prosegue, un uomo che era rimasto fermo per strada per sistemare il fanalino della sua moto vede un uomo con un bambino di circa 10 anni, probabilmente Christian con il suo assassino. Il giorno dopo un gruppo a cavallo trova il suo cadavere nella foresta. Anche lui è stato strangolato e ritrovato quasi nello stesso punto di Daniel. A questo punto non ci sono più dubbi sul fatto che ci si trova davanti a un serial killer. Gli inquirenti però sono a un punto morto delle indagini e allora decidono di partecipare a una nota trasmissione televisiva. Dichiarano che stanno cercando lo stesso autore per l'omicidio di Christian e di Daniel e diffondono un identikit fatto sulla base delle testimonianze oculari. Si sta cercando un uomo tra i 40 e i 50 anni, alto all'incirca 1,75-1,80 m, con i capelli lunghi legati all'indietro. Il giorno dopo la messa in onda della trasmissione, la polizia cantonale basilese riceve una segnalazione. Si tratta della mamma di Daniel Swamp, un bambino di 10 anni brutalmente ucciso nel 1971. La donna fa il nome dell'assassino,
Werner Ferrari. È lui che è stato condannato a 12 anni di reclusione per l'omicidio del suo bambino. Nonostante la segnalazione, però, la polizia non si muove, condannando così a morte anche la piccola Fabienne. Già nel 1987 la polizia si era recata a casa sua per interrogarlo e, non trovandolo, lo aveva raggiunto sul posto di lavoro. Lo doveva interrogare però per un tipo di reato diverso, per un reato finanziario, ma in quell'occasione Werner aveva fatto una battuta sul fatto che fosse un sospettato. In quel contesto però la polizia non l'aveva capito. Werner Ferrari era all'interno di un elenco di persone condannate per reati sessuali. Quindi, quando erano cominciate quelle serie di omicidi, la polizia aveva contattato il suo tutore, che però ne aveva parlato molto bene, facendolo uscire dalla lista dei sospettati. È solo grazie alla testimonianza della piccola amica di Fabienne che la polizia lo ha inserito di nuovo tra i sospettati. È andata a cercarlo a casa, ma non lo ha trovato. E qui è successo un fatto inusuale che finalmente ha cambiato l'esito di quelle indagini disastrose. È stato lo stesso Werner Ferrari a chiamare la polizia cantonale per dire che lui con quegli omicidi non c'entrava nulla. Werner con quella telefonata si è tradito da solo, perché era sì rientrato nella lista dei sospettati, ma era stato già escluso un'altra volta. Ma chi è Werner Ferrari? Werner Ferrari, una famiglia vera e propria, non l'ha mai avuta. È nato il 29 dicembre 1946 e non ha mai conosciuto suo padre biologico, che ha abbandonato sua madre quando era incinta, quando lui non era ancora nato. Sua mamma ha 18 anni ed è perfettamente consapevole del fatto che non è in grado di prendersi in cura di un neonato e così lo manda dai suoi genitori a Basilea. Con i nonni Werner si trova bene e non vorrebbe mai andarsene, ma la mamma, quando lui ha 4 anni, torna a prenderselo ora che ha un compagno. Il patrigno però non è interessato a lui e quando beve diventa molto violento. Sua madre non riesce a impedire che suo compagno sia così violento e Werner cresce in un ambiente in cui il clima dipende dal numero di birre che suo patrigno beve in un giorno. Werner cresce senza un'educazione e replica quello che ha davanti agli occhi. All'età di 7 anni il suo disagio si manifesta con piccoli furti e un incendio. La madre, che non sa come gestire la situazione, invece di occuparsi di lui, decide di mandarlo in un Kinderheim, una specie di orfanotrofio dove ci sono altri coetanei difficili. Il suo carattere non migliora, anzi, va incontro a un'evoluzione pericolosa. È timido, introverso, racconta un sacco di bugie e ruba tutto quello che può. Ma in lui c'è anche qualcosa che proprio non va. Se la sua infanzia è stata un mezzo disastro, l'adolescenza è anche peggio. Sua mamma non ha la disponibilità economica per garantirgli una stabilità e allora lui continua a spostarsi da un istituto all'altro, un girovagare che non fa altro che amplificare le sue turbe. Le sue pulsioni si dirigono tutte in un ambito ben circoscritto, quello dei bambini. E quando sua mamma va a riprenderlo all'età di 16 anni, ormai è troppo tardi, come dimostrano l'escalation di furti e incendi, a cui lui dedica tanto impegno. Azioni che lo portano dritto in riformatorio, luogo dove il suo carattere avrà un'ulteriore metamorfosi. Il disagio di Werner è molto più allarmante di quanto non possa apparire. Se ne accorge un medico dell'Istituto Psichiatrico di Basilea, che mette nero su bianco una diagnosi che si rivelerà una profezia. Il professionista sostiene che Werner Ferrari ha delle tendenze pedofili che quasi sicuramente si trasformeranno in crimini verso dei bambini. La preoccupazione del medico, condivisa dai suoi colleghi, viene clamorosamente sottovalutata e 2 anni dopo, quando Werner viene dimesso da quell'istituto, nessuna autorità, né medica né da parte della polizia, ritiene doveroso tenerlo sotto controllo.
Che la morbosa attenzione di Werner per i bambini non si sia affatto placata lo dimostra la sua massima aspirazione, ovvero quella di diventare educatore. Per fortuna non può farlo per via del fatto che continua a entrare ed uscire dalla prigione e questo non gli consente di svolgere questo lavoro. Nel frattempo però diventa un appassionato lettore di riviste e settimanali dedicate all'infanzia. Quando diventa adulto, Ferrari passa dalla teoria alla pratica, come aveva predetto lo psichiatra di Basilea, e da prudente si trasforma in un assassino. Il suo primo omicidio avviene nel 1971 a Reinach, dove è in corso una festa di paese. Ma lui non è lì né per bere, né per ballare, né per ascoltare la musica. Lui è lì per selezionare la sua vittima. La confusione è tanta e non tutti i genitori sono così apprensivi da evitare che i figli si spostino da soli. Di sicuro non lo sono i genitori di Daniel Swamp. Werner riesce ad avvicinarlo e riesce a convincerlo ad allontanarsi insieme a lui. Lo porta in una zona appartata, in una sorta di piccolo bosco. Il suo scopo è quello di violentarlo, ma qualcosa non va come lui aveva previsto. Il piccolo Daniel, quando vede che l'uomo lo sta spogliando, terrorizzato, comincia a gridare con tutto il fiato che ha in corpo. E poi cerca di divincolarsi, ma non ci riesce. Ferrari si spaventa, è terrorizzato, la sua mente è annebbiata perché non sa più cosa fare. E allora mette le mani intorno al collo del piccolo Daniel e lo strozza. L'uomo pensa di averla fatta franca, ma in realtà ci sono testimoni oculari che l'hanno visto mentre circuiva il bambino e così viene arrestato. Confessa quasi subito, bastano un paio di domande alle quali lui non sa rispondere e conferma di essere l'assassino. Prima del processo viene sottoposto a diverse perizie psichiatriche che hanno un esito scontato. Werner Ferrari è un soggetto pericoloso. Uno specialista propone addirittura di castrarlo, unico modo per renderlo inoffensivo. L'esito del processo è eclatante, solo 12 anni di reclusione. Werner Ferrari non sconterà nemmeno tutti i 12 anni, verrà rilasciato nel 1979, 3 anni prima, per buona condotta. Tuttavia, i giudici lo obbligano a 3 anni di libertà vigilata. Ferrari però non è guarito, anzi, è più scaltro di prima. Lo psichiatra che lo aveva visitato anni prima aveva terribilmente ragione. Le manette sui polsi scattano il 4 settembre 1989, 18 anni dopo il suo primo omicidio. Gli inquirenti in mano hanno delle prove schiaccianti per accusarlo di 4 omicidi. Werner Ferrari confessa l'omicidio di Daniel, di Christian, di Benjamin e di Fabienne. Se al momento dell'arresto si dimostra collaborativo, durante il processo ritratta e dice di aver dovuto confessare con la forza quegli omicidi. I giudici non gli credono e gli danno l'ergastolo. In totale, dunque, gli omicidi per cui è stato condannato sono 5, ma gli inquirenti sospettano che siano molti, molti, molti di più. La sottovalutazione della pericolosità di Ferrari è da considerarsi uno degli errori più eclatanti delle autorità elvetiche, soprattutto in relazione all'altissimo prezzo pagato in termini di vite umane. Der Kindermörder alla fine è stato catturato, ma non sarebbe mai dovuto diventare l'assassino dei bambini. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al mio canale e attivare tutte le notifiche perché nella community lascio sempre gli aggiornamenti sui casi. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!